Immagini per l'eternità come queste, ecco che cosa ci ha lasciato Marcello. Per questo c'è stata grande cura nel dedicargli una mostra che espone materiali rarissimi dello stesso Mastroianni e di molti altri archivi, accanto a sequenze dei film e testimonianze che lo raccontano più da vicino, anche come persona. Si scopre che il primo palcoscenico è quello di una sala parrocchiale, dove a 11 anni recita la parte di un martire cristiano. La sua famiglia dalla Ceceria si è trasferita a Roma, dove lui, grazie ad un pass avuto da alcuni parenti, riesce ad entrare in quella che definiva la fortezza dei sogni, Cinecittà. I primi passi come comparsa, fino al primo ruolo importante con Domenica d'Agosto di Luciano M., in cui viene doppiato da Alberto Sordi. Mi ha dato gli 8 giorni. Perché? Come, cosa ho fatto? Si è accorta che sono incinta? Perché parli così? Che non ci sposiamo, forse? Per tutti gli anni 50 si divide tra cinema e teatro con Luchino Visconti, che coglie subito le sue qualità. Mi ha insegnato buona parte di quello che so, dice Mastroianni. Un diploma da perito edile, nessuna accademia e la consacrazione che arriva con i soliti ignoti. Rubare è un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi. Voi al massimo potete andare a lavorare. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. L'amore è stato la costante della sua vita. Sul set ha conosciuto la moglie Flora Clarabella, da cui ha avuto la prima figlia, Barbara, che è scomparsa di recente. Complice il set è stato subito colpo di fulmine con Faye Dunaway. E sempre sul set è cominciata una relazione durata 5 anni con la Deneuve, da cui ha avuto la seconda figlia, Chiara. Fino alla compagna che gli è stata accanto per 22 anni, la regista Anna Maria Tatò. Guai a definirlo un Latin lover, mi involgarisce. Non bello come Alain Delon forse, ma non meno affascinante con quella sua gentilezza, la dolcezza ironica, lo sguardo seducente e malinconico. Muovendoci all'interno della mostra non si può fare a meno di notare di quante belle donne si sia attorniato anche nei suoi film. La bellezza nordica della Ekberg, quella moderna della Vitti, quella mediterranea della Cardinale. E poi quella prorompente della Loren, di duetti con lei se ne contano 12, tra questi Matrimonio all'italiana di Vittorio De Sica. Ah, padrone di casa. Ah, adesso ho un tratto. Ecco. Grazie a Fellini, a cui la mostra riserva un'ampia sezione, visto lo straordinario rapporto fra i due, Mastroianni è il volto del cinema italiano più internazionale. Per Monicelli, e noi siamo d'accordo, ha portato nel mondo intero un'idea della nostra civiltà, della nostra cultura, che ben pochi hanno saputo offrire con la stessa eleganza.